Eccoci qua, dovrei avere il collegamento con il professor Le Foche. Francesco? Eccoci Mara. Ciao Francesco, allora intanto ciao. grazie per questo collegamento. No, grazie a voi. Tu sei di casa qua Domenica Inc, sei famiglia. Grazie. E certamente... Ma guarda, io volevo salutare tutti i telespettatori di Domenica Inc, a te e tutti i miei pazienti, tutti i pazienti di tutti i medici in generale, perché i medici sono orgogliosi e onorati di occuparsi della salute delle persone. Quindi ecco, volevo mandare questo messaggio che credo sia il migliore che possa comunicare. Francesco, come stai? Che cosa è accaduto? Spiegaci perché stai ovunque, su tutti i giornali, ognuno racconta un po' una versione un po' diversa da quella che è la realtà e che io conosco molto bene perché l'ho vissuta insieme a te. Puoi raccontarci esattamente perché tu hai avuto questa... No, prima di tutto come stai? Ma guarda, adesso mi hanno detto, oggi mi hanno ricontrollato dopo due interventi sull'occhio, mi hanno detto che l'occhio sta un po' meglio, ma deve essere chiaramente in prognosi riservata, perché è un occhio altamente traumatizzato con uno scoppio, per cui dobbiamo aspettare un po' di tempo, però io credo di farcela, ecco. Mi impegnerò al massimo, ci impegneremo al massimo, per cui sai che tutti noi abbiamo bisogno di te, Francesco. Sono al Policlinico Umberto I, dove io sono nato come professionista, e quindi sono in ottime mani. Medici del Policlinico sono medici bravi, che si impegnano sempre, sono persone per bene e di altissimo profilo professionale, quindi sono in ottime mani. Ecco. Ci racconti perché? Io credo di essere stato vittima di una persona squilibrata che ha problemi, diciamo, psichici, personali importanti, per cui qualche mese fa, dopo che ho curato lui, perché mi ha mandato una collega, mi ha mandato dopo che aveva avuto dei problemi con dei medici di un grosso ospedale di Roma, questa collega mi ha mandato per una spondilolisite che abbiamo trattato, stava bene, poi non mi ha più chiamato, ma stava bene, mi ha chiamato qualche tempo fa dicendomi che il suo cane stava molto male e che i veterinari avevano detto che sarebbe morto, eccetera, quindi voleva che io trattassi il suo cane. Ho detto, guarda, io non ho le competenze per trattare un cane, faccio il medico. Il mio cane, io ho un cane, ha il suo veterinario, ha i suoi veterinari, per cui mi dispiace, ma no, lei lo deve fare, lo può fare, insomma, una cosa molto insistente, con una, diciamo, quasi una specie di follia pura, dicendomi di fare qualcosa per il suo cane. Poi io credo che queste cose sono il risultato di eventi pregressi, probabilmente ha avuto delle problematiche personali importanti, eccetera. Comunque io ho cercato di togliermi da questa impasse, e forse però non me ne sono mai tolto, perché poi ho avuto questo risentimento probabilmente dei miei confronti, non lo so, comunque una persona che sicuramente ha un disturbo psichico importantissimo, con delle condizioni personali particolari, un pugile credo in tutta fuori, così mi diceva lui. Per cui io non ricordo assolutamente nulla di quello che è successo, non ricordo niente, perché ho avuto una contusione improvvisa, per cui per fortuna credo sia arrivato un poliziotto che ha fatto sì che fossi sganciato da questo energumeno, e credo questo. Credo tutto, ecco. Queste sono state le cose che sono successe.
E non ricordi niente di quella sera, Francesco? Io non ricordo assolutamente nulla. Io mi ricordo di aver visitato delle persone, poi c'era una persona, l'ultima persona, la ricordo perfettamente, dopodiché non ricordo niente. Mi ricordo tanto dopo circa un'ora, mentre ero all'interno del policlinico, che sono uscito dall'attacco. E mi hanno fatto un attacco total body con uno studio delle orbite oculari, eccetera, e quindi mi sono accorto di essere in rianimazione, in terapia intensiva, nel container del policlinico, in terapia intensiva, perché ho visto tutto bianco e mi hanno detto che ero in terapia intensiva. Questo è quello che mi è successo. Insomma, io credo che i medici sono molto esposti e devono avere... dobbiamo fare in modo che ci sia proprio noi amiamo fare i medici, amiamo fare il massimo per il paziente, siamo orgogliosi, ripeto, ed onorati di occuparci della salute delle persone, però dovremmo anche essere un po' più tutelati, ecco, quindi questo è stato un caso eccezionale, non credo sia la regola, questo credo sia un po' un caso, un po' una specie di cane sciolto che con problematiche, diciamo, psichiatriche può succedere, credo un po' di tutto, però ecco, in termini generali i medici del pronto soccorso, i medici insomma che sono in prima fila devono essere tutelati, perché sono persone che amano l'umanità, che sono per il prossimo, quindi i medici di famiglia, i medici del pronto soccorso, i medici in generale sono delle persone che si occupano della salute di altre persone, quindi devono essere tutelati al massimo. Io non ho risentimento contro questa persona, mi dispiace che abbia avuto questo, per come sta, io ho visto la mamma precedentemente, una persona che lo seguiva, insomma, che cercava di calmarlo, di tutelarlo nelle volte, io ho visto due o tre volte precedentemente, ma insomma una persona che non riusciva a tenerlo, purtroppo aveva delle problematiche psichiatriche, uno non controllato probabilmente, che non si faceva controllare e che quindi aveva una sindrome che avrebbe potuto creare problemi alle persone. Io ringrazio la persona che è intervenuta, perché probabilmente ha evitato il peggio. È un poliziotto, ha evitato il peggio. Francesco, è un poliziotto che passava a via Po. Lo voglio ringraziare insomma, adesso in modo di fronte a tutti, perché credo che mi abbia salvato la vita. Lo crediamo anche noi. Grazie, professore Foche. Grazie, un abbraccio da tutto lo studio e da tutti quanti. Grazie. Un saluto a te, Mara, e a tutti i tuoi telespettatori. Un grande abbraccio. Grazie Francesco, grazie.